Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Tutto bene? Che giornata! Abbiamo beccato una giornata un po' così, comunque siamo dentro l'abitacolo. Ma quando siamo insieme io e te, anche se è nuvolo, è come ci fosse il sole. Grandissimo! Adesso c'è l'incombenza di mettere in moto queste macchine che sono ultra sofisticate, molto efficienti, ma ecco, vedi, che c'è la chiave di vicinanza. Io tutte le volte penso di mettere in moto così comunque. Ma il mondo è cambiato, amico mio. Te devi adeguare, Cocco, perché sennò. Ascolta, tanti ti chiamano tutti Ciccio, quindi posso anche in trasmissione posso chiamare Ciccio, sì. Vai, te lo permetto anche a te. Grazie mille. Allora, questo che abbiamo visto è un po' il tuo punto di riferimento ad Arezzo, cioè te sei sì. Un aretino a tutti gli effetti, insomma, qui sei passato in un momento particolarmente importante della tua vita e qui poi alla fine hai messo radici. Direi di sì, questo è un riferimento importante, questo club di calcetto l'avevamo fatto per mio figlio perché pensavamo che dopo alla fine della carriera tornasse ad Arezzo, invece si è stabilito a Mantova per tantissimi motivi e quindi lo gestiamo io e mia moglie, quindi la sera io sto sempre qui, anzi mia moglie si arrabbia perché dice che questi campi io non l'ho fatti per affittare ma l'ho fatti per giocarci io, perché tutti i giorni ci gioco io. Un po' perché mi invogliano gli altri, un po' perché ho i miei amici che giocano, quindi sì, è un punto di riferimento per me questo qui, è il nostro lavoro infatti. Ma non si stacca mai, quando c'hai proprio la passione di uno sport ti rimane nel sangue. Ma guarda, io non avessi avuto l'idea di fare insieme a mio figlio questi campetti qua, ma avrei continuato perché quando uno vive in un determinato mondo, io le mie due partite, forse tre partitelle a calcetto, me le sarei fatte comunque da qualche altra parte con i miei amici, perché intanto ci piace, e poi io quando vedo un pallone che ruzzola, l'amico mio, è l'istinto, mi ci porta l'istinto andare dentro un campo, quindi oppure avrei fatto qualcosa di diverso, molto probabilmente avrei aperto una scuola calcio, avrei fatto altre cose e invece non ho tempo per poterle fare e mi sarebbe piaciuto, ma nel contempo mi sono riciclato perché adesso sono responsabile per la Roma di 6 Academy, 5 negli Stati Uniti, 1 in Sudafrica, quindi non mi annoio, devo essere sincero. E poi lavorare con i bambini dagli 8 ai 16 anni di tanto in tanto mi fa tornare bambino anche a me, no? Quindi ogni tanto ti fai questo viaggio? Ogni tanto parto, sì, negli Stati Uniti, specialmente nel periodo estivo, perché d'inverno è più difficile perché le condizioni meteo non ce lo permettono, tranne quella che abbiamo in Florida, vicino Tampa Bay, se no le altre sono Detroit, St. Louis, sono Boston, New York, e quindi lì fa parecchio freddo e quindi non ci andiamo nel periodo invernale, ci andiamo il periodo estivo. E più c'ho quella del Sudafrica, ma quella è più una cosa dove la Roma mi supporta molto, perché lì è più un'academy dove abbiamo cercato di integrare i bambini bianchi con i bambini di colore, li facciamo giocare insieme. È bella questa cosa. E quindi c'è un aspetto sociale molto importante, più che l'aspetto tecnico c'è l'aspetto sociale. Ecco, hai nominato due stati stranieri, Stati Uniti e Sudafrica, dove il calcio insomma è sempre in secondo piano, specialmente negli Stati Uniti. Già in Sudafrica è un po' differente, però diciamo da una parte il rugby tradizionale in Sudafrica e negli Stati Uniti insomma basket, sì, sì. Football. Però il movimento americano adesso, calcisticamente parlando, si è evoluto in un modo incredibile dopo i mondiali. Tu pensa che noi andavamo prima in un'academy che era a Brentwood nello stato di Long Island,
dove una, prima dei mondiali, prima che disputassero i mondiali, c'erano 9 campi. Tra football americano, cricket, baseball, praticamente c'era un campo da calcio e tutti gli altri campi erano adibiti ad altre discipline. Nel giro di 5-6 anni, 7 anni, ce ne sono 7 da calcio, 1 da baseball e 1 da football. Per dirti quando è cambiato il movimento negli Stati Uniti. E poi tieni conto di un'altra cosa. Negli Stati Uniti l'americano vero che gioca a calcio non arriva neanche al 20%, perché poi ci sono tutte queste colonie tra italiani, greci, croati, cileni, messicani, spagnoli, peruviani, honduregni, e quindi teoricamente, e giocano tutti, teoricamente a girarla bene l'America troveresti anche dei talenti straordinari. Guarda per esempio l'ultimo che abbiamo visto l'altro giorno, io ho visto questo Pulisic, questo ragazzo che ha giocato, è un 98, molto bravo, è vero che è rimasto negli Stati Uniti fino a 14 anni, poi il papà si è trasferito in Germania e adesso gioca nel Borussia Dortmund, ma ci sono tanti talenti, veramente bravi. Noi a Brentwood avevamo un ragazzo, lo chiamavano Cristiano, perché assomigliava esattamente a Cristiano Ronaldo, anche come figura, come bambino, pettinato come lui. Si chiama Kevin Martinez, il papà è messicano, è un ragazzo del 2003, ma tu vedessi come gioca, è uno spettacolo. E adesso ce l'abbiamo monitorato, sperando che cresca bene per poterlo portare a Roma quando avrà i 18 anni. Tra l'altro gli Stati Uniti mi sembra che stanno chiedendo un altro mondiale, no? Sono lì per cercare di ottenere un'altra edizione dei mondiali. L'unico problema che hanno loro nel far crescere i ragazzi, a parte alcune difficoltà che hanno soprattutto dal punto di vista tattico, loro lavorano poco dal punto di vista tattico, non sono evoluti, ma è che non hanno i tornei come in Europa, non ci sono i campionati di Serie C, di Serie B, di Serie A, c'è l'MLS che è la nostra Serie A, poi non c'è, dalla Serie B alla Serie A non c'è la promozione, dalla C alla B non c'è la promozione, dalla D alla C non c'è la promozione, allora non essendoci questa competitività, loro giocano soprattutto per divertirsi e questo è un grande errore. Gliel'ho sempre detto a loro, fino a che non, la federazione americana non metterà la competitività all'interno di quello sport, fanno più fatica i ragazzi a crescere, perché giocano solo per il gusto di divertirsi. E questo da un certo punto di vista non è poi così negativo, perché da noi di competitività, cioè, insana purtroppo, che scatena delle reazioni insane, ce n'è anche troppa. Sì, no, quello sì, noi siamo esagerati, perché noi la cultura sportiva a volte la mettiamo sotto le scarpe. Però è anche vero che la squadra che gioca in un campionato, partiamo anche dalla terza categoria, faccio un esempio. Il lunedì la prima cosa che va a vedere è cosa hanno fatto le altre, perché c'è la competitività, c'è la prima classifica, c'è l'ultima, poi lì al limite non si retrocede, quindi teoricamente dovrebbe essere un campionato un pochino più tranquillo. Però se tu vai in seconda, in prima, in promozione, in eccellenza, c'è la competizione che deve essere una competizione sana, però ti stimola a dare sempre il massimo e a cercare sempre il massimo. Poi sono squadre che sono costruite per vincere, altre magari per fare altri campionati. Faccio un esempio del campionato dell'Arezzo, il Pontedera gioca per mantenere quella categoria, quindi fa giocare i giovani, è un ambiente sano, tranquillo, non ti chiedono quello che tu non gli puoi dare, mentre invece in altre realtà ti chiedono più di quello che tu a volte puoi dare, perché bisogna arrivare a un obiettivo e diventa per la società un obiettivo importantissimo. Questo calcio italiano che ha conosciuto un'onta per quelli della mia generazione che sono cresciuti, dopo ne parleremo, dalla nazionale degli anni 70, degli anni 80, che ha fatto veramente grandissime cose. Ecco, vedere una nazionale così tecnicamente povera di grandi talenti, essere eliminata dai mondiali, insomma, è un dolore inaccettabile. Sì, no, beh, è un dolore enorme, perché noi viviamo di pane e pallone, siamo latini, siamo sanguigni, e quindi quella eliminazione brucia ancora, benché siano passati i mondiali, a me personalmente mi brucia ancora, perché
non mi era mai capitato di non vedere la nazionale ai mondiali. Poi magari si usciva, sì, poi magari si usciva anche al primo turno con grande rammarico, con grande rabbia, però la spedizione è partita. Non veder partire l'Italia è stato un dolore, calcisticamente parlando, enorme. E tra l'altro in quella circostanza non siamo stati né bravi ma neanche fortunati, perché se noi rigiochiamo 20 volte con la Svezia con le stesse formazioni, noi 18 volte vinciamo, una la pareggiamo e una la perdiamo. Ci siamo arrivati in un momento sbagliato, con una pressione molto probabilmente mediatica troppo forte, alcuni giocatori ne hanno risentiti però Ci ha messo del suo anche Ventura. Perché non far giocare il miglior talento italiano che Insigne oggi è un peccato mortale. Se tu sacrifichi in virtù di un assetto tattico dei giocatori che a livello qualitativo ti fanno fare il salto di qualità, è sbagliato. Questo è il grande errore che ha fatto secondo me Ventura. Poi ci sono gli errori dei calciatori, perché tanti calciatori non sono riusciti a dare quello che devono dare in campo, e questo ha fatto sinceramente la differenza. Però si dice sempre, per ripartire bisogna toccare il fondo, abbiamo toccato il fondo, adesso stiamo ripartendo, vediamo con quali prospettive. Noi in questo momento siamo sempre una nazionale tosta, ci stiamo ringiovanendo molto, i cosiddetti anziani andando via. Manca l'elemento trascinante, talento, insomma, fuori classe. Manca il fuori classe noi in questo momento, perché di giocatori interessanti ne abbiamo tanti, anche giovani, abbiamo visto esordire ultimamente, proprio qualche giorno fa, questo ragazzo di colore, questo Ken, questo 18enne, a quell'età è devastante, quindi si presume che questo ragazzo, se non si guasta nel crescere, fra 2, 3, 4 anni dovrebbe essere uno di quegli attaccanti tipo Mbappé, ecco, un giocatore che ci può fare la differenza, potrebbe diventare un fuoriclasse. Lo stesso Federico Chiesa potrebbe diventare un fuoriclasse. Secondo me Insigne in questo momento è un fuoriclasse per noi, perché come salta l'uomo lui, come riesce a fare dei gol straordinari, per noi è un lusso quel tipo di calciatore. Poi ce ne sono tanti altri anche in difesa: Romagnoli, Rugani, Caldara, Spinazzola, Donnarumma in porta, Pellegrini in mezzo al campo, ci abbiamo Verratti, abbiamo dei giovani su cui possiamo fare davvero riferimento in un prossimo futuro. Però in questo momento non abbiamo il fuoriclasse. Non abbiamo fuoriclasse, e questo purtroppo anche a livello di immagine trascinatore e vuol dire tanto. Però ecco, una domanda che ti volevo fare, Francesco Ciccio, anzi, insomma, quando abbiamo toccato, ho agganciato quando ti hai detto abbiamo toccato il fondo, però l'Italia ogni volta che ha toccato il fondo poi è riuscita a costruire qualcosa di importante. Ecco, mi ricordo la disfatta storica ai mondiali di Germania, e da lì con l'allontanamento di Valcareggi cambiò un po' tutto, no? Andasse in nazionale. Maturò una squadra che fece due mondiali incredibili, perché io non mi ricordo solamente dell'82, anche del 78. 78 facemmo un campionato del mondo incredibile, straordinario, anche, e lì arrivammo a fare addirittura per il terzo e quarto posto, e forse chissà meritavamo anche lì in quella circostanza di fare il per il primo e secondo posto, ma non ci siamo riusciti. Ma è stata anche quella una nazionale straordinaria. Io ho giocato poco, ho fatto solo 4 presenze in Argentina, ma era una nazionale straordinaria, mi piaceva molto vederla giocare. Da lì poi è nata la nazionale che poi vinse nell'82. C'è stata una continuità, perché nei 4 anni successivi addirittura l'abbiamo migliorata la struttura di quella squadra. Sono entrati giocatori nuovi che hanno portato gioventù, entusiasmo, doti tecniche enormi, e quindi siamo riusciti a dargli una grande continuità. Poi siamo andati incontro a un'altra delusione nell'86, da lì siamo praticamente ripartiti un'altra avventura che ci ha portato al mondiale del 90, al 94 siamo andati in finale. E poi ci siamo ripersi nel 98 un'altra volta, quindi ci sono dei cicli che a volte sono determinanti per la crescita nazionale. Adesso stiamo ripartendo di nuovo, chissà che magari
facendo un buon europeo, qualificandoci, possiamo magari vedere, intravedere che nel prossimo mondiale, con la crescita di tanti giovani interessanti che oggi abbiamo, magari possiamo continuare a recitare un ruolo importante. Io indico sempre, mi ricordo quando ci fu la presentazione del libro di Paolo Rossi, mi chiamò a presentare il libro qui ad Arezzo, cioè dissi a tutti quelli che erano presenti, dico, che chi non ha vissuto quel 1982 non si può rendere conto di quanto possa essere stata pazzesca quella vittoria, no? Partimmo che il più ottimista diceva che al primo turno ci buttavamo fuori, cioè, qualcuno anche diceva risparmiamo i soldi dell'aereo per andare in Spagna, e invece si tornò a casa con la coppa, insomma fu una cosa leggendaria. Ma che successe dopo la prima parte, insomma, tre pareggini? Però se tu vai a rivedere quei pareggi, non erano poi dei pareggini striminziti, perché poi giocammo con delle squadre toste, perché noi la prima partita la giocammo contro la Polonia, ma la Polonia aveva dei giocatori veri, giocatori poi, forti. Quando in semifinale? E quando addirittura ce la siamo ritrovate in semifinale, e tra l'altro lì siamo stati anche un pizzico fortunati, perché avevano Boni che è squalificato, e due giocatori, Gadoscia mi sembra, e chi è Deina forse, che erano, avevano due giocatori, erano infortunati, anche se in quel momento potevano presentarsi in grande spolvero, avrebbero comunque perso, perché noi in quella cavalcata ce n'era per nessuno. No, quando si saliva sul pullman per andare allo stadio stavamo già 1-0 per noi, per talmente l'entusiasmo, la partecipazione, la fiducia che avevamo acquisito tutti in noi stessi. Ma anche per esempio col Perù, sono squadre sempre difficili da giocarci contro, perché ci conoscono, perché giocano un po' come giocavamo noi, e anche loro avevano dei buoni giocatori. E poi il Camerun, che poi ci siamo accorti nel tempo, negli anni successivi, quanto fosse cresciuto dal punto di vista anche tecnico-tattico quel mondo africano, perché quando li incontrammo noi pensavamo fossero gli sparring partner in quel girone, invece non era così, perché tutti facevano fatica a giocarci contro, anche perché loro erano forti fisicamente, e poi avevano già 5-6 giocatori loro che giocavano in Francia, sì, giocavano in Europa. Roger Millat. Esatto, ce n'erano diversi, 5-6 che già giocavano in Cono, che giocava nell'Espagnol, in Spagna, avevano già fatto delle esperienze all'estero, e quindi non erano poi così sprovveduti, e poi fisicamente erano molto forti, erano difficili da giocarci contro. E poi negli anni successivi, infatti nell'86, vinsero la loro prima grande e storica partita contro l'Argentina di Maradona, tanto per fare un esempio, a Milano, vinsero 1-0 a Milano contro l'Argentina. Sì. Beh, tra l'altro, te l'unico gol che hai segnato nel Sì, è l'unico gol, proprio col Camerun, sì. Anche con un pizzico di fortuna, anche se secondo me non ci sarebbe mai arrivato il portiere, perché la palla aveva preso una traiettoria a pallonetto dietro la schiena che non ci sarebbe arrivato comunque. E poi dopo quella partita c'era capitato un girone incredibile, perché sapevamo che per andare avanti bisognava eliminare sia il Brasile che l'Argentina. Soltanto a vedere i nomi di quelle due squadre ti venivano i brividi. Però poi a quel punto la nostra forza è stata quella di non essere più pressati sotto l'aspetto psicologico, perché in fondo se tu esci fuori con una di quelle nazionali lì, la gente si rende conto che ci può stare. E allora quel fatto molto probabilmente ci ha dato una serenità e un entusiasmo di doverci misurare contro questi grandi campioni, che poi hanno fatto la differenza. È un'altra differenza enorme, a dir la verità, che noi non sapevamo neanche d'avere, era poi la nostra forza, perché a ripensarci adesso, rivedendo adesso i nomi di quei calciatori, ragazzi, ma no, una nazionale che il più stupido sapeva fare tre ruoli, voglio dire, ragazzi, se tu vai a vedere in quella nazionale, nel reparto difensivo potevano fare i terzini, ma potevano fare i mediani, voglio dire, eravamo veramente forti. E non ce ne eravamo resi conto all'inizio, ce ne siamo resi conto un po' più avanti, ci guardavamo in faccia e dicevamo, ragazzi, ma se gli altri sono forti, ma io ho l'impressione che se ci vediamo intorno, se ci guardiamo in noi stessi, noi siamo altrettanto forti. E questo è stato un altro stimolo in più per poter fare qualcosa di straordinario, perché poi
poi noi eliminammo sia l'Argentina che il Brasile, con merito, senza rubare nulla. Anzi, addirittura col Brasile c'era il 4-2 di Antognoni, che era buono, che l'arbitro Klein, l'israeliano e l'assistente dissero che era fuori gioco, quando invece Antognoni partì 30 centimetri dietro, quindi anche lì, se ci fosse stato il VAR, tanto per fare un esempio, si sarebbe vinto 4-2. Allora ti racconto una cosa: quando segnò Antognoni il 4-2, io uscii di casa, poi mi dissero dopo 2-3 ore, mi persi tutto il finale thriller. Mi dissero: guarda che si è vinto 3-2, l'hanno annullato. Io ero convinto del 4-2. Che poi veramente ci fu un finale dove Dino salvò la partita, perché mancano pochi minuti alla fine, in un calcio d'angolo, io avevo il compito di marcare Oscar, questo difensore centrale che avevano loro, che era molto bravo di testa. Brazzotti mi disse: lo prendi tu quando vieni su. E infatti ogni volta che c'era qualche palla inattiva c'era lo scontro tra me e lui. E cosa fecero loro a un certo punto? Mi fecero un blocco incredibile e mi presero alla sprovvista, perché nel momento che partì questo calcio d'angolo, e Tonino Cereso mi venne incontro, io stavo a distanza con Oscar, a un metro di distanza, perché non volevo che mi anticipasse nella giocata. È arrivato Tonino Cereso, mi ha dato una botta, mi ha buttato un metro dietro e questo saltò, la palla arrivò proprio dove era lui e saltò libero. Ma Dino fece una parata sulla linea incredibile, si allungò come un gatto e riuscì a prenderla. Tra l'altro tutti dicevano che forse era entrata la palla, invece per fortuna non era entrata, e salvò il risultato, perché a quel punto col 3-3 andavano avanti loro. E lì ci cambia il mondo. E poi questa finale, che te fusti, entrasti dall'inizio, e poi ci fu questo infortunio dopo poco, sì. Insomma, che purtroppo... Nel calcio bisogna metterli in preventivo a volte degli infortuni. Io guardavo Giancarlo Antognoni, aveva le lacrime, perché diceva, aveva provato anche prima della partita, si era fatto male con la Polonia, quindi sì, vero. E vedevo Giancarlo con le lacrime e mi dispiaceva da morire, perché diceva: ma io ho fatto tanto, ma possibile, devo saltare la finale. Però poi alla fine le ha provate di tutte e non ce l'ha fatta a scendere in campo. E quando poi mi sono fatto male dopo 8 minuti, anch'io alla clavicola, in quel contesto ero triste con me stesso, perché dicevo: ma porca miseria, ma mi poteva capitare in altre circostanze, in altre manifestazioni, ma proprio alla finale mi deve capitare che mi devo fare male. E non ce la facevo proprio neanche a muoverlo il braccio. E allora poi, ripensandoci, ho detto: ma in fondo io la partita l'ho giocata, è vero, sono uscito presto, però tutto ciò che è inerente alla partita, la preparazione mentale, quando arrivi allo stadio, gli inni, il riscaldamento, la partita l'hai giocata, poi non l'hai giocata tutta, l'atmosfera l'hai vissuta. E allora Giancarlo mi diceva: tu non puoi essere triste, perché tu l'hai giocata sta partita. Io sono triste che non l'ho giocata, ma poi tutto è andato bene alla fine, perché abbiamo vinto, abbiamo portato la Coppa a casa. E poi se uno gioca 10, non gioca per niente o gioca tutta la partita, non cambia nulla. Certo, cioè era un altro mondo, anche dal punto di vista politico. C'è questo Pertini che dopo il 3-0 si alza in balaustra, si gira verso il cancelliere tedesco e dice: ora non ci prendete più con la pipa. È una cosa, che personaggio straordinario Pertini. Ma il presidente venne prima della partita, ma solo per ringraziarci per tutto ciò che avevamo dimostrato, non solo calcisticamente, ma anche nei comportamenti, anche nell'essere italiani all'estero, no? Eravamo dei calciatori importanti, famosi, però ci siamo sempre comportati con correttezza, con rispetto, con onestà, non abbiamo mai fatto baruffe in campo, tutta una cosa molto, molto giusta. E il presidente ci ringraziò di questo. Poi ci disse: non vi dico niente, io spero solo di portare bene, perché è la prima volta che vengo. E noi ci ha dato la mano a tutti e ha detto: ci mancherebbe presidente, ma lei è una persona alla quale noi vogliamo veramente bene. E poi quando abbiamo vinto è venuto negli spogliatoi, ci siamo abbracciati, poi è venuto a cena con noi,
siamo stati insieme. Il giorno dopo ha voluto che tornassimo con l'aereo presidenziale insieme a lui. La famosa partita a carte. La famosa partita a carte, che lì è storica quella partita, ma lì il presidente. Ecco, l'unica pecca che potevamo riscontrare nel presidente Pertini è che a carte non sapeva giocare. Questo va detto. Poi si arrabbiò con Verzot per una carta. No, lui si arrabbiò con Zoff, perché giocavano lui e Zoff e Causio con Verzot. Ma io ero dietro, che guardavo la partita dietro le spalle del presidente, e a un certo punto stavano giocando a Scopone e vedo che lascia scopa di 7. Non c'era un 7 in mano, dico, ma chi ha capito che Dino ha 3-7 in mano, questo che non l'ho capito io sta mossa. E che fa? Lascia scopa di 7 e Causio fa scopa. E giustamente Zoff che fa? Cala il 7, perché ha detto, ma se ha lasciato scopa di 7, un 7, minimo un 7 lo deve avere. Sì. E Berzotte fa scopa. E Zoff gli dice, ma presidente, ma che fa? Ma mi lascia... Mi lascia scopa di 7 e non c'ha neanche un 7 in mano lei? Ma caro Zoff, lei lo doveva sapere che io non c'avevo il 7 in mano, ma non potevo fare altrimenti. Ma come non poteva fare altrimenti, presidente? Ma una carta alta non ce l'aveva un re? Ma sì che ce l'aveva, ma non era logico buttare la carta alta? Dovevamo rischiare. Ma che si rischia, presidente? Qui si perde la partita. Ma lei lo doveva sapere che io il 7, lo doveva intuire che il 7 non ce l'avevo. E Zoff si è guardato, non vedi, che gli vogliamo dire? E lì ci siamo resi conto che forse era un ottimo presidente, anzi senza il forse, era un ottimo presidente, un ottimo presidente alla quale tutti volevamo bene, ma a carte non ci capiva niente. Dal punto di vista politico un gigante. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Allora, io voglio un po' inquadrare il soggetto Francesco Graziani. Te sei un uomo veramente di una correttezza unica, no? Io lessi una volta che te eri, se non vado errato, passato alla Fiorentina con una stretta di mano, ancora non avevi firmato il contratto, ti cercò la Roma, ti offrì di più, ma te oramai avevi dato la parola, per te la parola era sacra, ora non so se mi ricordo. No, il Napoli, era il Napoli. Era il Napoli. Era il Napoli. La storia è questa, io mi ero incontrato con Giuliano, con il permesso del Torino, per andare a Napoli, e praticamente con Giuliano avevamo fatto quasi tutto. Adesso si devono mettere d'accordo le due società, il Torino e il Napoli. Che succede? Dopo 4-5 giorni mi chiama Giuliano e mi dice: sì, cioè io vado via da Napoli, ho litigato col presidente Ferlaino, però ho già detto a lui tutto quello che ci siamo detti, tutta la tua disponibilità, e non so chi sarà il prossimo direttore sportivo, ma ti chiamerà direttamente lui. Entro la prossima settimana ti chiama lui. Lui non mi chiama. Aspetto una settimana, aspetto la seconda, e poi cosa succede? Io ho già un accordo. Il Torino mi disse: guarda, c'è la Fiorentina. E io parlo con il conte Pontello e con il figlio Coranieri e con Tito Corsi a Firenze, e mi fanno la proposta, dicendo che loro sono già d'accordo col Torino e tutto quanto, e dipendeva da me. E io ho detto: va bene, mi va bene, anche perché il Napoli non l'avevo più sentito. Io ho detto ok. Loro, Tito Corsi mi disse: Ciccio, non abbiamo portato i contratti dietro, ci diamo una stretta di mano e poi, finita la Coppa Italia, ci ritroviamo e firmi tutto. E io ho detto una stretta di mano al conte Pontella, a Ranieri e a Tito Corsi. Ma tempo 3-4 giorni dopo mi chiama Castellini e mi dice: guarda, c'è il presidente Ferlaino, ti vuol parlare.
ho detto, ma Luciano, ma adesso è troppo tardi, che ci parla a fare col presidente? Io mi sono già messo d'accordo con la Fiorentina. E dice, ma lui ti vuole parlare ugualmente? Dico, va bene, fammici parlare, però dico, io mi sono già messo d'accordo con la Fiorentina. Mi chiama Ferlaino, mi fa, allora Graziani, guardi, mi dispiace, l'avrei dovuto chiamare prima. Dico, presidente, io ho aspettato 15 giorni che lei mi chiamasse, e però lei non mi ha chiamato e io mi sono messo d'accordo con la Fiorentina. Dice, ma tu hai firmato un contratto? Dico, no, non ho firmato un contratto, però io ho dato una stretta di mano, per me la stretta di mano equivale a un contratto. Ma ha detto, guarda Graziani, io non la voglio mettere in difficoltà, però visto che lei non ha ancora messo la firma su un contratto, tutto è ancora possibile, le voglio fare la mia proposta. Io ho detto, presidente, me la faccia, ma ripeto, io mi sono già messo d'accordo con loro. Allora io dico, Graziani, guardi, io non so quanti anni di contratto lei ha stabilito con la Fiorentina, quelli che lei mi dice io glieli faccio, 3, 4, 2, quelli che sono. Lei mi dice quanti anni ha concordato con loro e anche noi facciamo gli stessi anni. Io non so la cifra che gli ha detto la Fiorentina, che lei ha stabilito con la Fiorentina, e non mi interessa. Lei mi dica quanto vuole e per me non ci sono problemi. Sì, era un'occasione clamorosa. Quindi io teoricamente, se la Fiorentina mi dava 100, io avrei potuto dire, beh, la Fiorentina mi dà 160, teoricamente. Sì, sì. E lui mi ha detto, io ti do gli stessi soldi, se non qualcosa in più, di quello che ti dà la Fiorentina. In più, caro Graziani, le dico una cosa. Nel giorno che lei mi firmerà il contratto, io le faccio trovare una valigetta con dentro 100 milioni che è un regalo che fa il Napoli, che faccio io a lei personalmente. Io son dato un tilt, c'era Vincenzo D'Amico con me, c'era Vincenzo D'Amico vicino che dormiva con me in camera. Vincenzo ha detto, ma che è matto questo qua? Ma Ciccio, questo te ricopre d'oro a te. Ha detto, Vincenzo, ho capito, mi ricopre, ma come faccio io? Non posso mica. Ho dato una stretta di mano, stretta di mano, Ciccio, se no, trova il modo di sganciarti, trova. Perché qui questi ti fanno ricco. Tra l'altro Ferlaino mi disse, guarda, io a Napoli ti devo portare obbligatoriamente, primo perché tu sei un giocatore importantissimo per noi, ma perché io ho bisogno di un nome come il tuo per la piazza, perché mi stanno contestando e io ho bisogno di portare un nome importante. Ecco perché ti faccio questa offerta. Primo perché sei un grande calciatore e nel Napoli faresti benissimo. Ma soprattutto anche perché ho una piazza che è in fermento, che mi danno fastidio. Io che faccio? Faccio passare un giorno e poi chiamo Tito Corsi. E dico, Tito, ho bisogno di parlarti. Mi ha detto, che è successo? No, non è successo niente, però incontriamoci un attimo perché ho bisogno di parlare. E quando l'ho incontrato ho detto, Tito, sono un po' in difficoltà perché è arrivata una società. Mi ha fatto una proposta che è scandalosa. Mi ha detto, posso sapere la società? Dico, no, non te la posso dire la società. Però dico, sono un po' in difficoltà, dammi un consiglio. Dimmi tu cosa. Fai conto che io sia il tuo figliolo. Cosa mi consiglieresti di fare? Mi ha detto, senti Ciccio, tu sei una persona per bene. Tu con noi non hai firmato un contratto, ma ci siamo dati una stretta di mano dicendoci che ci saremmo ritrovati nel momento che avremmo preparato i moduli per firmare tutto. Credo che sia la società, il conte, il figlio ti abbiano dimostrato grande affetto a prescindere, perché sei simpatico a pelle tu. Io capisco le tue difficoltà. Io farei una cosa, se tu me lo permetti, io proverei a parlare con la società per dirgli che nel momento che andremo a stipulare il contratto trovo la maniera per farti dare 30-40 milioni in più, mettendoci dentro magari l'affitto della casa, certo. Oppure che tu devi viaggiare da Arezzo a Firenze e quindi ci sono dei costi in più. Io trovo la. Oppure mettiamo un premio a gol, ti faccio mettere a 10 gol, ti faccio mettere un po' di soldi. Se tu mi dai il via a fare questa operazione qui, io provo a fare questa strategia. Però se tu adesso non firmi con noi, Ciccio, due cose: fai una brutta figura e nel calcio poi lo sai che dopo ritornano, gira la chiacchiera, gira la chiacchiera, e secondo me non va bene, poi adesso sei libero di fare quello che. Io ho detto ok, bene, allora prepara i moduli e
e firmiamo prima possibile. Chiamai Ferlaini e dissi: presidente, io le voglio bene, la ringrazio, però purtroppo oramai ho deciso che quella stretta di mano vale un contratto e non posso più venire a Napoli. Spero ci sia magari un'altra occasione. E lui mi disse: guardi Graziani, mi dispiace da morire per tanti motivi, ma lei si ricordi nella vita di essere fiero di una cosa, che la sua parola vale almeno 100 milioni. Bravo. Questa è una grande cosa, questa è una grande cosa. E poi firmai con la Fiorentina e tra l'altro in quel contesto dove disse Tito Corsi, vedo di aggiustarlo un po', mi fece guadagnare 40 milioni in più, mi fece dare nel contesto generale 40 milioni in più. E poi comunque, siccome è una ruota che gira, per la Fiorentina ti ha voluto bene, ti ha chiamato allenatore. Esatto, poi sono stato bene a Firenze, con la famiglia Pontella avevo un rapporto meraviglioso e poi quando ho smesso di giocare mi chiamò Ranieri Pontello, il figlio, mi dice: Ciccio, cosa fai? Dico: guarda, mi sono preso un 5-6 mesi di serenità per stare un pochino con la famiglia e poi magari mi guardo intorno, vediamo quello che si può fare. Ma ha detto: guarda, c'è il babbo che ti vorrebbe un giorno a pranzo, perché non vieni a pranzo da noi un giorno la settimana prossima? Lì a Piazzale Donatello c'erano la villa loro. Dico: vengo volentieri a salutarlo il conte. E andai a casa loro, mangiai, tra l'altro si mangiava sempre molto bene, e alla fine il conte mi disse: Ciccio, ma cosa vuoi fare? Vuoi tornare a lavorare con noi alla Fiorentina? E sì, ma io verrei volentieri, conte. Il prossimo anno ti metti d'accordo con Previti, c'era Renardino Previti. Ti metti d'accordo con Previti, scegli quello che vuoi fare. Vuoi fare allenatore, vuoi fare il dirigente? Noi saremmo contenti se tu torni a stare con noi. E poi decisi di cominciare a fare la carriera di allenatore, mi dietro gli allievi nazionali e sono tornato nella Fiorentina in quel contesto di quell'anno meraviglioso, che poi alla fine dell'anno mi diede addirittura la prima squadra per finire la stagione in un momento difficile. Però andassi in finale di Coppa UEFA, sì, io feci due turni, sì. Feci il turno col Werder Brema, facemmo 1-1 lassù e 0-0 a Perugia e andammo a fare la finale con la Juventus dove la perdemmo, ma lì giocammo due partite fuori casa, perché la prima la giocammo a Torino, la seconda ad Avellino, sì, e non siamo stati fortunati in quel contesto lì. Però poi feci anche 4 partite di Serie A, perché loro esonerarono Giorgi, esatto, Giorgi, e in campionato si andava malissimo, eravamo quartultimi, insomma alla fine siamo riusciti a tirarci fuori, perché ho fatto 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta con l'Inter a Milano. E mi fece con Bergomi, che un altro po' io volevo mangiare la testa quel giorno a Bergomi. Dico: ma come? Ti ho fatto vincere un mondiale e tu mi vuoi mandare in Serie B? Mi vuoi mandare in Serie B? No, ma vincemmo in casa col Verona, in casa con l'Atalanta, pareggiamo a Roma con la Roma 0-0, che Roberto Baggio mi sbagliò il calcio di rigore, se no sarebbe vinta anche a Roma. E poi perdemmo a Milano con l'Inter. Ma la cosa bella è che il conte Pontello, non dico tutte le mattine, ma una mattina sì, una mattina no, mi chiamava. Erano le 7:30, mi chiamava, squillava al telefono e mia moglie diceva: questo è il conte. E mi diceva: Ciccio, come va? Dico: ma conte, ma che fa, come Agnelli? Agnelli contrapatto. Che fa, come Agnelli, che la mattina presto mi chiama per sapere le cose. Mi ha detto: ma cosa dice Agnelli? Siamo amici, ma io non c'ho niente a che fare con lui. Poi lui è gobbo, lasciami perdere. Allora mi diceva: come va la squadra? Dico: bene, conte, come sono allenati? Bene. Che pensi? No, pensiamo positivo. Oh, domenica bisogna vincere. Bene. Mi fa: quando vieni a pranzo da me? E avevamo stabilito di andare tutti i venerdì. E quindi il venerdì andavo a pranzo da lui, facevo l'allenamento al mattino, pranzavo da lui e poi tornavo a casa d'Arezzo. Ma era uno spasso il conte, perché era una persona di un'intelligenza straordinaria, di un carisma meraviglioso. Sono stati anni belli. No, è stata una famiglia che io ricordo con grandissimo affetto, con grande amore, perché erano davvero persone speciali. Vabbè, ascolta, un'altra domanda sempre legata alla tua carriera: qual è stato il momento più bello e quello che diciamo rappresenta
più grande dolore. Ma il momento più bello ne focalizzo due: la vittoria col Toro in Serie A nel campionato 75-76, perché vincere un campionato, uno scudetto col Torino in quel contesto, con il grande Torino che era dentro ognuno di noi, era dentro ogni tifoso, quando noi eravamo lì per concorrere, per vincere quella stagione, c'erano quei vecchietti che venivano, i soliti 100-150 anziani in pensione che venivano al Philadelphia a vedere gli allenamenti, li vedevi, fremevano, perché ci parlavano sempre di questo grande Torino, alcuni avevano visto giocare Valentino Mazzola, Loic, Gabetto, e dicevano: noi moriremo senza più vedere la possibilità che il Toro metta lo scudetto sulle maglie. E allora, quando stavamo per arrivare alla fine di quella stagione, vedevi questi vecchietti che gli luccicavano gli occhi, non ci dicevano nulla per scaramanzia, ma avessero potuto dirci qualcosa, avrebbero pagato loro per vincere quello scudetto. Poi capirai, anche poi contro la Juventus. Fu un duello proprio fino all'ultima giornata. E quando vincemmo poi lo scudetto, l'ultima domenica, che tra l'altro pareggiamo in casa col Cesena, ma loro persero a Perugia. Il giorno dopo, quando ci siamo trovati a festeggiare tutti quanti insieme con i tifosi al campo Philadelphia, mi si avvicinò un signore a vale lacrime. E mi abbracciò e mi disse: caro Graziani, le posso fare una confidenza? Dico: mi dica, adesso posso anche morire, perché ho rivisto il Toro vincere uno scudetto dopo quello del grande Torino. Avrà avuto una ottantina d'anni sto tifoso nostro, e mi emozionò perché mi abbracciò, sembrava lui un bambino, sembrava dalla felicità. Ecco perché dico, quello è un momento esaltante della mia carriera, perché vincere uno scudetto non è mai facile. E poi la vittoria dei mondiali, chiaramente, perché poi lì rappresenta il tuo paese, e quindi quelli sono i due momenti più belli della mia carriera calcistica. Poi c'è invece il rovescio della medaglia, il momento più difficile, e quando con la Roma perdemmo ai calci di rigore la Coppa dei Campioni contro il Liverpool in casa. C'erano tutte le premesse per portare a casa quella Coppa da queste grandi orecchie, e non ci siamo riusciti. E poi, quando tu ti senti anche più responsabile degli altri, perché per gli altri abbiamo perso la Coppa, ce la siamo giocata, è andata come è andata, ma il fatto che io, insieme a Bruno Conti, abbiamo quasi, tra virgolette, negato la gioia alla società, ai tifosi e ai compagni, questo è un altro dispiacere che uno si porta dentro, perché quando sbaglio un calcio di rigore... Però l'hai tirato. È come se tu tradisci. Sì, è come se tu tradisci qualcuno. Più che penalizzare te stesso, penalizzi qualcuno. E infatti poi i compagni sono stati eccezionali, perché non ce l'hanno mai fatto pesare né i compagni né i tifosi. Perché due giorni dopo vennero a Trigoria i tifosi, saranno stati un 200-300, e soprattutto a me e a Bruno ci applaudirono e non ci fecero sentire così responsabili come invece ci sentivamo noi dentro. Comunque ribadisco il concetto: te l'hai tirato, e Falcao che diciamo, ma si dice sempre, c'è un detto che dice: i rigori non li sbaglia chi non li tira, chi li tira è soggetto a sbagliarli. Ma d'altronde è andata così, e pazienza, anche perché il dispiacere era triplo, perché sapevamo che a tanti di noi rifare un'altra finale era difficile. Una finale la Roma, non dico impossibile, ma era difficile anche per l'età, no? E quindi è andata così. Ma nella vita ci sono cose belle, momenti meno belli, però l'importante è essere sempre corretti, coerenti, onesti, rispettosi, e dare degli esempi, e a volte gli esempi come te ne fai carico, specialmente in una famiglia, nei figli. Io dico sempre: se io sbaglio, a maggior ragione possono sbagliare i miei figli, ma se io sono un capo di una famiglia, un punto di riferimento, oltre alla mamma, alla moglie naturalmente, che fanno delle cose straordinarie, però il papà è la figura emblematica di una famiglia. Allora io ho sempre guardato i miei figli credendo e pensando che per loro devo essere sempre un esempio. Quindi io
nella mia vita cerco di fare le cose sempre nel miglior modo possibile, non voglio sbagliare perché non voglio mai che un figlio mi dica babbo ma che hai fatto? Non deve mai succedere questo. Allora con questi stimoli uno dà degli input anche ai figli che crescono, sperando che crescano bene. Allora, prima di salutarsi facciamo il selfie di ordinanza che poi farà da corredo alla nostra pagina Facebook, eccoci qua. E avrei una montagna di domande da farti, però non abbiamo gli spazi, Gianni. Ci vorrebbero 2 ore di trasmissione, ma poi dopo cosa succede? La gente dopo 20 minuti, mezz'ora, esageriamo, 40 minuti, poi la gente perde l'attenzione, la concentrazione e magari risultiamo noiosi. Così. Guarda, penso che se ci guardano. Io chiudo questa nostra piacevolissima chiacchierata dicendoti una cosa, insomma, che la mia stima nei tuoi confronti è grandissima. Grazie, Gianni. Che oggi nel calcio manca un Ciccio Graziani, cioè nel calcio attivo, insomma, ci vorrebbero più Francesco Graziani. Questo mi fa piacere, anche perché insomma noi siamo stati una generazione che abbiamo fatto grandi cose. E oggi effettivamente paghiamo, il calcio italiano paga il fatto che ci sono anche come attaccanti pochi riferimenti di un certo spessore, di un certo livello, però c'è sempre da pensare che il futuro ci possa riservare cose sempre belle, quindi andiamo avanti. Come diceva Enzo Ferrari, quando il personaggio leggendario, quando chiedevano, ingegnere, qual è stata la vittoria più bella, lui diceva sempre quella che verrà. Grazie Gianni, Francesco, ciao, grazie a te. Mille, grazie a te. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattin 17, Arezzo. Venite a trovarci.